È finita la fuga di Francesco Olivieri, 31enne che venerdì pomeriggio è stato protagonista di un'incredibile escalation di violenza tra nipote e Limbadi, conclusa con l'uccisione di Giuseppina Mollese, di 80 anni, e di Michele Valarioti, di 63. Ieri sera il killer si è infatti presentato dopo le 23.30 nel carcere di Vibo Valentia da solo. Qualche ora prima gli investigatori avevano rinvenuto nelle campagne vibonesi la sua auto distrutta dalle fiamme. Olivieri sapeva di avere le ore contate ed ha deciso di terminare la sua fuga consegnandosi alle forze dell'ordine. Quando è arrivato nella casa circondariale ha detto di volersi costituire ed è stato trasferito al comando dell'arma dei carabinieri, dove è stato sentito da Concettina Iannazzo, pubblico ministero titolare dell'inchiesta. Non si sa dove Olivieri abbia lasciato il fucile utilizzato per compiere il duplice omicidio, che non aveva con sé al momento in cui si è presentato in carcere. Il giovane deve rispondere di duplice omicidio e triplice tentato omicidio, oltre che di lesioni aggravate, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, danneggiamento e spari in luogo pubblico. Era un'organizzazione composta da soggetti già con precedenti penali e sottoposte a misure di prevenzione, quella sgominata dai carabinieri della compagnia di Crotone, nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto di 20 persone, mentre un'altra, una 28enne crotonese, è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, un 21enne è stato arrestato in flagranza poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 260 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina. È stato sequestrato inoltre un panetto di hashish del peso di 100 grammi, rinvenuti nelle immediate vicinanze dell'abitazione di un arrestato. L'operazione è stata denominata Fructorum poiché alcune delle persone coinvolte sono venditori ambulanti di frutta e verdura ed erano soliti chiamare allo stupefacente con i nomi dei frutti o degli ortaggi. Come hanno acclarato le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone, infatti, il trasporto della droga avveniva spesso all'interno di veicoli carichi di frutta, così da raggiungere anche mete turistiche come le Isole Eolie per il tramite di un venditore ambulante originario del luogo. Procuratore, un'organizzazione di buon livello la definiva. Sì, di buon livello perché questa organizzazione aveva una grande fetta di distribuzione nella provincia di Crotone, che non è poco, in particolare la città di Crotone. E poi, poiché nel corso dell'indagine abbiamo fatto oltre 10 sequestri a campione di cocaina, alcuni di questi sequestri riguardavano chili di cocaina, chili di marijuana, quindi possiamo dire un'organizzazione di buon livello. Sì, erano soggetti che avevano avuto chi la sorveglianza speciale, chi l'avviso orale, quindi erano già persone nel mirino dei carabinieri, erano comunque addetti ai lavori, erano soggetti che avevano già commesso dei reati, per questo sono stati molto attenti, per questo è stato molto difficile questa indagine da parte dei carabinieri, perché stavano sul pezzo, stavano sul territorio. Il gruppo che operava anche in altre province fino alla Sicilia. Ah beh, sì, questo è un classico perché sostanzialmente i nostri sono bravi nel approvvigionarsi di stupefacente, però poi scontano una domanda che è oggettivamente limitata, per cui questo è un tratto di particolare interesse che stiamo riscontrando in molte indagini, vale a dire che i nostri, ove per nostri intendo gli 'ndranghetisti stanziali nel nostro distretto, riforniscono una serie di piazze. Immaginate cosa significa rifornire le Eolie nel periodo estivo. Questo dimostra la centralità delle nostre organizzazioni nella gestione degli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti e conseguentemente nell'offerta. Sì, in questa indagine abbiamo registrato appunto questa particolarità per la quale il vertice dell'organizzazione criminale appunto riusciva a mantenere i contatti, a dare le indicazioni necessarie per la gestione dell'attività delinquenziale direttamente dal carcere. Un espediente banale della corrispondenza telefonica con i familiari, in questo caso appunto riusciva a comunicare anche con i suoi partecipi dell'associazione che operavano sul territorio. Sì, assolutamente sì. Sono 16 le persone che erano già note e che erano anche sottoposte a misure di sorveglianza. Le nuove leve naturalmente servono anche come soggetti in grado di muoversi più agevolmente sul territorio. Sì, in un tentativo di criptare le loro conversazioni e i loro affari,
venivano appunto usati i termini di ortaggi, di frutti, per celare appunto le compraventi di droga. A seconda della quantità della droga acquistata o reperita, si dava il nome di un carico di patate piuttosto che di meloni. Qualora invece il carico fosse stato meno consistente, si usava il termine fragole. A San Francesco di Paola, il patrono della Calabria, taumaturgo la cui devozione in tutto il mondo dà la vita ricca di miracoli e prodigiosi episodi, figura che si staglia nella fede quanto nella storia, è dedicata la mostra alla Calabria, il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco, inaugurata nella sala espositiva della Cittadella regionale. L'evento espositivo, che sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica è stato promosso e finanziato dalla Presidenza della Regione Calabria ed organizzato e realizzato dal Segretariato regionale del MIBACT per la Calabria. Il progetto scientifico è di Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria Bova, che è anche presidente del Comitato Scientifico. Ne sono curatrici Angela Accordon e Maria Teresa Sorrenti. Eccellenza, quella sua è stata un'indicazione ben precisa al Comitato Scientifico, andare oltre la devozione popolare. Nessuno sa degli scritti di San Francesco, degli interventi che ha fatto, che è stato ambasciatore del Papa e del Re di Napoli presso il Re di Francia, che ha avuto, è stato molto sensibile al problema dell'invasione dei turchi. Era chiaro per me che dovevamo prendere questa strada e non ripetere le forme che già conoscevamo. Quattro nel curato allestimento le sezioni che forniscono un percorso che riporta gli episodi più significativi dell'esistenza terrena di San Francesco, tra testimonianze di straordinario interesse e valenza artistica provenienti da musei, parrocchie e privati collezionisti. Noi abbiamo non a caso voluto organizzare qui nella Casa dei Calabresi questa mostra, perché San Francesco è, oltre ad essere il patrono della Calabria, è il santo che è punto di riferimento, il santo amato dai calabresi. Le proporrà la giunta l'intestazione della piazza antistante alla Cittadella regionale? Perché appunto il patrono della Calabria possa avere un riconoscimento appunto intestando il luogo più importante della cittadella, ma anche possa essere guida, riferimento appunto della Casa dei Calabresi, che è il luogo dove si esercita il governo della cosa pubblica. La mostra resterà in visione dal 15 maggio al 15 agosto 2018, aperta tutti i giorni, compresi i festivi. Irregolarità e criticità nel bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017-2019. Le ha accertate la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione numero 85 del 2018 relativa al documento contabile approvato con legge regionale 45 del 2016. Nella deliberazione la magistratura contabile in primo luogo ha osservato: con la delibera 117 del 2017, la sezione ha chiesto alla Regione e all'organo di revisione di fornire una serie di informazioni e chiarimenti rispetto a quanto desumibile dal bilancio di previsione 2017-2019 e dal questionario. La Regione e l'organo di revisione hanno puntualmente riscontrato la suddetta delibera. Per quanto riguarda le singole voci, in via preliminare, la Corte dei Conti ha rilevato come la Regione Calabria non abbia ancora avviato l'iter di modifica della legge regionale di contabilità, legge regionale 8 del 2002, in coerenza con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci pubblici e alla luce della legge costituzionale 1 del 2012.
Definitivamente tracciato il percorso che porterà all'integrazione mediante fusione delle aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini e alla conseguente costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini Pugliese Ciaccio a Catanzaro, il tavolo tecnico-politico promosso dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, d'intesa con il presidente della regione Mario Oliverio e il commissario per il piano di rientro Massimo Scura, si è pronunciata all'unanimità sui due documenti chiave che porteranno ad un risultato che è di portata storica per il sistema sanitario del capoluogo e della Calabria. L'intesa tra il Presidente della Regione, il Rettore dell'Università Magna Grecia ed il Commissario per il Piano di Rientro e la bozza del disegno di legge regionale avente ad oggetto l'integrazione delle aziende ospedaliere della città di Catanzaro. È stata una riunione di svolta, ha commentato il Sindaco Abramo, che ha portato a risultati insperati, una condivisione larga e convinta sugli strumenti che dovrebbero portarci, entro il prossimo mese di gennaio, alla nascita dell'azienda unica ospedaliera universitaria. La prima commissione affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale ha avviato la seduta odierna con la discussione sulla legge che istituisce il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a firma del consigliere Franco Sergio, che presiede l'organismo consigliare. Oggi abbiamo due punti all'ordine del giorno. Il primo riguardava la proposta di legge e mia firma sul garante delle persone con disabilità. Abbiamo fatto un ottimo lavoro perché abbiamo audito tutte le associazioni del settore della disabilità con i responsabili regionali e provinciali, ma soprattutto c'è stata la rappresentante della commissione di parità, quindi tutti i soggetti che giornalmente, come dire, si occupano di queste problematiche. Il disegno di legge è stato molto apprezzato nella istituzione di questa figura importante che possa essere un mediatore dei diritti da parte di queste persone che spesso fanno fatica ad esigere i diritti che anche le leggi riconoscono. E il peso di un problema del genere ricade spesso sulle famiglie e sui soggetti cosiddetti deboli che poi non hanno opportunità spesso di affermare i loro problemi. Sono state proposte anche delle osservazioni circa l'istituzione di un osservatorio che possa rendere più pregnante la legge stessa dal punto di vista di un lavoro sinergico che può fare il Garante insieme alle associazioni del settore della disabilità e a tutti i soggetti che si occupano di questo problema in materia, anche il garante per l'infanzia, anche la commissione pari opportunità, anche il responsabile regionale di parità. Quindi abbiamo, diciamo, proseguito il lavoro con una serie di audizioni importanti e adesso nella prossima seduta andremo a discutere nel merito della proposta, apporteremo le modifiche che riterremo necessarie in base ai suggerimenti ricevuti e speriamo al più presto di portarla in definizione in consiglio nelle prossime settimane. Secondo punto riguardava invece una legge molto più snella di carattere ordinamentale ed era un richiamo, se vogliamo, tra virgolette, ai funzionari della giunta e dei dipartimenti regionali che non partecipano spesso alle riunioni delle commissioni seppur invitati. Il Comune di Cosenza e l'Unical hanno siglato un importante protocollo di azione, come lo ha definito il vice sindaco Iole Santelli, che dovrà creare progetti utili a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative in settori strategici come ad esempio la cultura. Questo è un esempio proprio classico, bellissimo, di quello che noi intendiamo per terza missione. Cioè quella dell'università ultimamente è stata chiamata a compiere. L'Università di Reggio Calabria, fra le prime università d'Italia, ha cominciato ben 20 anni fa, che si basa su un nocciolo che in genere è il trasferimento tecnologico, cioè dà la possibilità ai giovani ricercatori di mettere in pratica le loro scoperte con iniziative di tipo industriale. Però questo accordo va oltre, cioè investe proprio il concetto di terza missione, che vuol dire il rapporto fra università e territorio. Il Comune di Cosenza fa le strutture territoriali più importanti del nord della Calabria, anzi direi dell'intera Calabria, e quindi fare questo accordo che investe
la possibilità di incentivare attività di tipo industriale per i giovani, ma investe anche la cultura in senso lato, quindi attività dei beni culturali, l'attività artistica, eccetera. L'accordo siglato tra Unical e Comune di Cosenza dovrà contribuire anche in modo determinante ad avvicinare il territorio all'università, due realtà che ancora oggi, nonostante numerosi tentativi, appaiono distanti. È un protocollo importante perché sottolinea questa strategia che esiste da tempo, non è stata molto bene attuata, quella di integrare, diciamo, il campus universitario con tutto il capitale umano, sociale, diciamo, che vive in quel campo e che può essere utile anche alla crescita del territorio, con un'azione strategica anche dell'amministrazione comunale di Cosenza. Questo è fondamentale perché può portare, oltre ad una formazione che già avviene in modo molto positivo, devo dire, per i ragazzi, che poi hanno anche le opportunità importanti fuori dalla nostra regione. Ecco, l'altro obiettivo, quello dell'università, di far crescere, cioè, dal punto di vista sociale, culturale, il territorio, secondo me deve essere assolutamente perseguito, perché fino ad oggi è stato poco battuto, diciamo, questa strada. Professore Vitale, lei definiva la sfida del Gutenberg una sfida civile, al di là delle diversità. E nel momento in cui inizia il Gutenberg qui in città, a Catanzaro, ma in tutta la Calabria, perché ormai il progetto è distribuito in tutte le province, anche se Catanzaro rimane capofila dello stesso progetto, c'è un grande fermento culturale e intellettuale. È così. E quel che diceva lei, la sfida è una sfida civile molto alta. È una sfida che non ha a che fare con la politica, con le battaglie quotidiane, è una sfida che ha a che fare con la consapevolezza delle nuove generazioni. Il mondo in cui viviamo è complicato, è un mondo attraversato da un grande caos, basta sfogliare i telegiornali giorno per giorno. Abbiamo bisogno di ricostruire un ordine, possibilmente più giusto, possibilmente progressivo, aperto. Abbiamo bisogno di sviluppare la nostra democrazia perché risolva i problemi dei cittadini e perché affronti i problemi degli ultimi, di quelli che bussano alle nostre porte. Direi che il Gutenberg di quest'anno è anche un tentativo di accoglienza del messaggio di Papa Francesco, che sempre ci incita a costruire ponti e ad abbattere muri e barriere. Potrebbe essere addirittura la parola d'ordine, e questo è un po' il senso del tema. E naturalmente i ragazzi di tutta la regione, degli istituti superiori, delle cinque province, di tanti comuni, i ragazzi più piccini, sono chiamati a uno sforzo di comprensione, non uno sforzo di comprensione generico, ma uno sforzo di comprensione che passi attraverso la lettura di libri impegnativi, di libri forti, di libri di grandi personalità. Professoressa De Filippis, lei definiva il Gutenberg non una semplice fiera, bensì un modello e una scelta didattica. Chiaramente un progetto distribuito su tutto il territorio regionale, come già negli scorsi anni, ma con il liceo classico Galluppi di Catanzaro sempre capofila e sempre punto di riferimento. Sì, il liceo classico Galluppi ha in qualche modo rappresentato in questi 16 anni il luogo in cui il Gutenberg è nato ed è cresciuto attraverso, ripeto, una metodica, una metodologia proprio che parte dalla selezione dei testi che i professori nei luoghi in cui loro operano, quindi nel collegio dei docenti, nei dipartimenti, realizzano testi che vengono proposti ai ragazzi e scelti all'interno delle classi e inseriti nelle programmazioni disciplinari e multidisciplinari del consiglio di classe. Celebrazione del 157° anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano promossa dal Comando Militare Calabria. Comandante, una di quelle giornate in cui il coinvolgimento è forte. Sì, il coinvolgimento è forte, però è una di quelle giornate gioiose perché intanto ha visto tutte quante le autorità calabresi presenti qui sul territorio, ha visto la partecipazione di tanti ragazzi, di circa 400 ragazzini che si sono avvicinati alla Forza Armata e che hanno capito quello che ha fatto la Forza Armata nel passato e quello che fa la Forza Armata anche oggi, non solo in Italia ma anche all'estero. Quindi sotto questo punto di vista un bilancio eccezionalmente buono. Quale messaggio, insomma, alle nuove generazioni? Alle nuove generazioni il messaggio è che noi ci siamo sempre, lì dove è necessario, per soccorrere la gente,
per fare una bonifica ordigni esplosivi, per rimettere in campo quei valori che noi oramai da qualche tempo stiamo perdendo e che invece noi vogliamo cucirci addosso e vogliamo cucirli addosso anche ai ragazzi, alle nuove leve. Un territorio sempre problematico, quello della nostra Calabria, così come dell'intera Italia meridionale, ma insomma il contributo dell'esercito, come diceva lei, è sempre forte sul campo. Guardi, io sono siciliano, di conseguenza so quali sono i problemi nostri, li conosco molto bene. E il contributo dell'esercito sicuramente è stato sempre forte, sia quando abbiamo fatto l'operazione Vespri Siciliani, sia quando abbiamo fatto l'operazione Riace, l'operazione Domino, adesso con l'operazione Strade Sicure, dove abbiamo un certo numero di militari impiegati qui in Calabria, fra Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, in queste province. Però dall'altro lato noi abbiamo riscontro da parte della gente che è sempre positivo, almeno nei nostri confronti è una cosa veramente bella. Stare in questa regione, lo dico al comandante del Comando Militare Esercito Calabria, è positivo. Peraltro una sinergia sempre più proficua insomma, con le forze dell'ordine. Assolutamente sì, l'operazione Strade Sicure serve proprio per questo, per dare sinergia, per aiutare le forze dell'ordine a sviluppare e a fare il loro lavoro. Quindi noi andiamo sul terreno, andiamo a stare in certi punti sensibili, e in tutta Italia non facciamo altro che vigilare porti, aeroporti, stazioni e anche altri punti sensibili che ci vengono dati, e così liberiamo le forze dell'ordine da questo incarico, permettendo a loro di fare meglio il loro lavoro. Ancora falsi braccianti scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha segnalato all'Agenzia delle Entrate 33 aziende agricole tra Platì, San Luca, Africo, Casignana, Careri per il recupero a tassazione di oltre 5,6 milioni di euro, quali proventi illecitamente ottenuti da 923 lavoratori fantasma. Il provvedimento è conseguente alle indagini a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica che nel luglio scorso avevano portato alla denuncia dei titolari delle aziende agricole e dei falsi braccianti resisi responsabili del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha intensificato i controlli relativi al corretto assolvimento dei canoni per le concessioni demaniali presenti lungo il litorale dell'Alto Tirreno cosentino, riscontrando il mancato pagamento di oltre 2,2 milioni di euro. Dopo aver analizzato preliminarmente una serie di dati acquisiti dalle banche dati in uso al corpo e da attività info-investigative, le Fiamme Gialle cosentine hanno eseguito 52 controlli ai lidi balneari della provincia di Cosenza. L'importo dei canoni concessori è determinato in base a criteri e parametri e fanno riferimento alla superficie, alla tipologia di costruzioni presenti, al valore di mercato e alla durata. La mostra internazionale Van Gogh Alive The Experience approda al Museo Multimediale di Piazza Bilotti a Cosenza. Noi abbiamo avuto la capacità di creare gli spazi adatti, quelli che sono attrezzati con tecnologie che possono ospitare adesso anche mostre di questo tipo. È una città che diventa sempre più attrattiva, che si apre anche al XXI secolo, che ha a disposizione gli spazi, i luoghi, le attrezzature, la capacità innovativa di poter esporre, diciamo, mostre di questo tipo che sono così importanti e suggestive, fra l'altro avvicinano anche un mondo, diciamo, della cultura a tutti i cittadini e danno quel senso di godibilità che è fondamentale, diciamo, per un avvicinamento, diciamo, alle attività culturali e a quelle creative. Sono oltre 3.000 le immagini raffiguranti i quadri di Van Gogh che vengono proiettate a pieno schermo grazie ad innovative tecnologie ad alta definizione. La grafica multicanale e il suono surround contribuiscono a creare coinvolgimento ed emozione. Il percorso espositivo segue quello creativo del pittore, con riferimento in particolare al periodo compreso tra il 1880 e il 1890, decennio durante il quale Van Gogh viaggiò
da Parigi a Saint-Rémy fino ad Auvers-sur-Oise, luoghi diventati fonti di ispirazione per le sue opere più celebri. La mostra, che resterà al Museo Multimediale fino al 15 settembre, consente un singolare effetto immersivo, calando il visitatore in un ambiente illuminato esclusivamente dalle immagini delle opere del grande maestro, così nitide e reali da coinvolgerlo emotivamente e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere stesse.